L'iniziativa è partita dal gruppo Facebook Precari Uniti contro i tagli. Sono tutti i lavoratori del comparto scuola che continuano a sognare un posto stabile ormai da troppi anni senza ricevere alcuna risposta concreta. Fino ad ora sono stati fatti tanti proclami da parte dei governi che si sono succeduti, ma alla fine non si è mai concluso nulla. Basti pensare che ogni anno noi andiamo a ricoprire cattedre per circa 120.000 posti, posti che sono liberi, che non andrebbero a pesare sulle casse dello Stato minimamente, in quanto, come si può ben capire, ogni anno vengono date. Pertanto quello che noi chiediamo è la trasformazione di queste cattedre da organico di fatto ad organico di diritto, ossia la trasformazione di queste cattedre a ruolo. Il sit-in sotto la prefettura lo hanno organizzato autonomamente, a Messina come in molte altre città d'Italia, e hanno indetto per oggi la giornata della rabbia precaria, senza alcun collegamento col mondo sindacale. Siamo soli, è questa la parola giusta, perché fino ad ora i sindacati hanno avallato il governo noi precari siamo rimasti sempre al palo, come dicevo prima. Hanno avallato i nuovi corsi, hanno avallato il concorso, che basti pensare che c'è gente che aveva fatto il concorso del 99 che aspettava il ruolo prima in graduatoria da anni, e quest'anno dopo 20 anni, dopo 15 anni, dopo 10 anni si trova levato il posto da un'altra persona. La richiesta più urgente, oltre all'immissione in ruolo, è quella del ritiro dei tagli voluti dalla legge Gelmini insieme allo svuotamento della graduatoria ad esaurimento. Tutto questo, dicono, per ridare dignità alla scuola, per garantire qualità, continuità didattica e diritti per i diversamente abili.